Abbiamo fame. Buongiorno. Per la recette d'aujourd'hui, je reçois mes instructions en italien. Allez. No, ma che fai? Ils ont vu la crème. J'ai peur di dire ça un nom demain. Perfetto. Vous avez entendu, il a dit perfetto. Gratta, gratta, gratta. Gratta, gratta, gratta. Je vous ai dit que j'allais maîtriser. Pour m'aider à faire cette recette, j'ai fait appel au chef Francesco Matana. Les règles sont très simples. J'ai un bout de tissu bleu pour lui demander de répéter les instructions, un bout de tissu jaune pour lui demander de mimer. Alors. Ah ça, les doigts dans le nez. Spaghetti à la carbonara. Franchement, je gère. Est-ce qu'il va y avoir de la crème, oui ou non? Pepe nero. Pepe nero. Sale. Sale. Uova grandi fresche. Uova grandi fresche. Pecorino. Pecorino. Pancetta. Pancetta. Extra pancetta. Spaghetti. E spaghetti, non di la crema. Hey Francesco. Ciao Jess. Buongiorno. Buongiorno. How do you say I'm ready in Italian? Sono pronto for me and sono pronta for you. Sono pronta! Let's do it! Allora, incominciamo mettendo acqua in una pentola sul fuoco. E l'eau, un po' di sale. Più sale, più sale. Più sale. Più, di più, di più. Più, je crois que ça veut dire plus. Ok? Je vais mettre mon eau à bouillir. Et je pense qu'il y a une autre étape qu'on peut faire en attendant. Allora, prendi la pancetta, la metti nella padella e la lasci cucinare a fuoco basso per 15 minuti. 5 minuti? Non 5, 15. 15? 15, 15, ok. Penso che già ha fatto la carbonara prima. Non lo so se l'ha fatta nel giusto modo, ma sicuramente l'ha fatta. Qualcosa simile, magari un po' di panna, un po' di burro ce l'ha buttato di sicuro. Io di la crema. Francesco. Pendant que la pancetta cuit, qu'est-ce que je peux faire, Francesco? Prendiamo due uova e le sbattiamo in un piattino. Brava, dai, brava. J'ai mes uova. Le uova. J'ai mis une petite fourchette. Adesso mettiamo il formaggio dentro. Devi grattugiare il pecorino dentro. 40 grammi, dai. C'est mieux quand on a les bons ustensiles. Nella parte piccolina. C'est parce que ça veut dire la parte piccolina. Esatto, brava, sì, 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 sì. Forse avete 40 grammi. Va bene. Va bene, ok. Allora, adesso con una forchetta prendi e mischia tutto bene, 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 bene. Brava. Voilà. Un pochettino di più. Gratta, gratta, gratta. Gratta, gratta, gratta. Più je gratte, mieux c'est. Ok, vogliamo salvare un po' di formaggio, per cui metterlo sopra la pasta, quindi non mettiamolo tutto. J'ai peur di dire ça un ongle, là. Ou un doigt, un bout de bois. Je suis en train de gratter mes doigts, là. Perfetto. Perfetto, vous avez entendu, il a dit perfetto. Quante persone mangiano? Due o una? Juste moi, je suis solo guitare aujourd'hui. 130 grammi di pasta. Est-ce que j'ai le droit de casser les pâtes? Wait, wait, no, casser... ma che fai? No, ma lascia perdere, ma sei pazza. No, Jess. Je pense qu'il aime pas, il veut pas que je casse les pâtes. Uff, il cuore, mi sta facendo male il cuore, ragazzi. Alors, combien de temps est-ce qu'il faut laisser les pâtes? Devi cucinare la pasta per 8, massimo 10 minuti. È una bella grattata di pepe nero nelle uova e pecorino. J'aime beaucoup le poivre, donc je vais mettre une bonne portion. Ecco qua, così, perfetto. Je vous ai dit que j'allais maîtriser. Allora, adesso la pancetta deve essere bella croccante. Je pense que ma pancetta è bella croccante. Adesso dobbiamo aspettare la pasta. Est-ce qu'il y a une forme, une façon de savoir quand est-ce que les pâtes sont cuites? Puoi guardare se la pasta è cotta, ovviamente la miglior modo è mangiandola. Massaggi e guardi se è cotta, perfetta al dente. Bellissimo. Se no, se proprio vuoi trovare un altro metodo, non lanciarla sul muro, per favore. Cosa puoi fare? Magari tagliarla e vedere al centro se è cruda o no. Se c'è ancora il pallino bianco al centro, vuol dire che è troppo cruda e la devi cucinare per un altro minuto o due. Quelle è la prossima étape, Francesco? Con le pinze la prendi e la metti direttamente nella pentola con la pancetta. Direttamente. Dans la poêle. Je savais pas que c'était la bonne façon de les faire, mais
Donc on apprend des trucs tous les jours. Oh, che buono! Brava! Brava, Jess! Yes! Brava, Jess, voilà! Prendi la pancetta e la pasta, mettila sul fuoco, temperatura medio-alta. Posso mettere 4. Dove la pasta cucinato, prendi un pochettino d'acqua e la metti dentro. J'ai ma louche! Non troppa, è un pochettino! Perfetto! J'ajoute mon eau. Adesso gira per bene. Ah, voilà! Temperatura della padella bassa bassa. Donc je réduis la température. Adesso le uova e il pecorino, via. Mescola veloce, 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 veloce. Veloce, 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 veloce. Veloce, veloce. Il fuoco spento. Oulala, ça sent super bon. Ok, ok. Non sembra una carbonara. Mi dispiace, Jess, ma fate una frittata. Ça va l'air bon. Ok, Jess, impiattiamo, dai. Abbiamo fame. Une bonne quantité parce que j'ai bien faim et ça a l'air bien bien bon. Brava, Jess, un po' di pepe nero, un po' di formaggio. Donc le pepe nero, voilà, et le formaggio. Voilà à quoi ça ressemble. Jess, hai fatto un bel lavoro, quasi sino alla fine. Peccato che hai stracotto l'uovo e hai fatto una frittata. Solo una piccola cosa, La carbonara è così, ok? Può andare tutto bene e poi alla fine lì è dove puoi sbagliare, ok? Però bravissima, grazie mille. Il est temps de goûter. C'est mon moment préféré. Un vrai délice. Alors Francesco, voilà mes pâtes. How do you say thank you? It's delicious. Grazie e buonissima. Grazie e buonissima. Grazie, Jess. Thank you so much. Donc, une fois de plus, tu peux me donner ton avis sur ma performance en commentaire. Et je te dis à bientôt. Ciao.